Ciao ragazzi, qui del 38 e siamo sempre su Mortal Kombat 9 Complete Edition. E beh, 19esima parte siamo, giusto? 19esima? Sì, 19esima parte. Allora, dobbiamo fare Raiden, finalmente Raiden sarà un po' più facile da usare, a parte che mena veramente tanto, sperando di fare un bel combattimento. E niente, bella skin di Scorpion, spero, ecco, questa è un'altra bella skin che proporrei tanto per Mortal Kombat 11. Oh, però rispera, oh, cavolo. Comunque tutto ciò c'è un Cerbero lì che è fantastico. Quello che siamo nell'inferno, giustamente, no? Ok, però stai un po' esagerando. Oh, appena morto. Avete sentito? Ha fatto la frase sua. Però. Oh, basta! Ma che è? Sei diventato aggressivissimo. No, oh, è aggressivo comunque. No, ho sbagliato proprio, beh, perché devo capire la X-ray dove è, come sei. Scorpion wins. Round 2. Vediamo di farcela. No, dai, ripigliate. Aia. Ehi, però, che palle, basta. Vedete che le sue mosse, bene o male, sono tutte... Alcune sono proprio identiche al 10, all'11 in teoria. Un po' modificate però nel 10. No, e basta. Ragazzi, ma io non posso perdere però facilmente così con Scorpio. Cioè, Scorpio non è che non è debole. Vabbè. Quella mossa là la odio però, eh. Oh. Scorpio win. Vedete che il combattimento di Raiden è diverso, che giustamente non ha il bastone, perché lui è un personaggio che attacca palesemente a distanza. Dai, attacca a distanza e infatti Rei si vede che è un problema. Bellissimo quando fa la... Bellissimo, fa poi la sua voce... Ehi. Ah, ci ho provato. Perché non riesco a fare altre mosse. Oh, basta. Oh, assafà. Ma il breaker, mamma mia. Va bene. Oh, va bene. Oh, basta. Però non ci credo. Ma non ci credo. Vedete, perché poi i personaggi hanno dinamiche differenti di combattimento. Vabbè. Scorpion wins. Round 2. Fight! Oh, voglio mancarlo proprio no, giustamente. Scorpion, hai rotto un po', eh. Oh. No, volevo schivarlo, ma niente, è andata male. Ossapà, sono riuscito a fare qualcosa almeno. Madonna, che ha fatto malissimo. Oh, per una volta che sono riuscito a schivargli il colpo, me ne ripigli però, eh. Ma dai, ogni volta che lo schivo. Oh, basta, oh, ma sul serio. Guarda, ragazzi, aveva non so se si chiama sputo di vita, perché non si può manco di sputo, mezzo sputo. Un decimo di sputo, non so. È qualcosa di assurdo. Sono sicuro che quando, se ci stava il conteggio della vita, mi stava a uno. Vedete che questi disgraziati con le mosse speciali, con il cavolo che si fanno colpire, sempre difesa, maledizione. Devo, niente, fare un po' il nappo e colpirlo tra i salti e colpire con qualche mossa a distanza, da vicino o in montante, come si faceva una volta. Passa fa. No, va bene, va bene, ho capito, levate. Oh cavolo, è tosta, guarda, mi fa sudare.
Fight! Perché lui ha delle combo particolari, perché il Carl Raiden dà più calci che pugni, capito? Ha delle mosse a calci e pugni, non tiene un veramente uno stile di combat bello. Passa, qua ce l'ho fatta. Aia. Passa, fa, finalmente. Ce l'ho fatta. Ma ha fatto un po' sudare, eh. Mamma mia. E ora, Scorpion, vallo a chiamare. Così vuoi vederlo. Cerco un'alleanza. Il regno della terra con il regno occulto. La battaglia va male, vero? Vinceremo, ma con il regno occulto al nostro fianco. Raiden, non sai mentire. Le difese della terra sono sopraffatte. È questione di ore. Definisci i termini. Cos'è da offrire? Offro. Offro le anime dei guerrieri della terra. Che periranno nel conflitto. Madonna, che cattiveria! Sarebbero d'accordo. Un gentiluomo con le anime degli altri. Non solo le loro! Offrirò anche la mia anima. Se morirò, potrai averla. Lodevole, ma del tutto insensato. No! Già verso Reverant, raga, madonna, già verso Reverant. Le loro anime sono già mie. È la ricompensa di Shao Kahn per l'alleanza con lui. No, non doveva andare così. Il regno della terra perso, Raiden. E anche tu. Finita. Sono già dei Reverant. Come desideri, padrone. Bellissimo, no. Questo non mi ricordavo sta cosa. Sono già dei Reverant. Li hanno già mostrati qui Reverant. Non me lo ricordavo proprio, raga. Ho scoperto una cosa assurda. Cioè, una cosa figa in realtà, però assurda. Quindi lui praticamente... Sì, perché ha già tutto studiato. È lui che non ha capito un Kaiser di quello che sta succedendo. Cioè, bellissimo sta cosa, però Sub-Zero io penso che era ancora vivo. Cioè, era soltanto... L'anima di Sub-Zero secondo me è stato un errore, non lo so. Raiden wins. Round one. Fight. Bellissima questa. Bellissimo, io non me l'aspettavo, ve lo giuro. Bellissimo comunque questa cosa. Vabbè, ho deciso, raga, probabilmente farò il 10, porterò a sto punto, perché essendo che sta continuando la questione della lore, ho fatto l'11, il 9 a sto punto, manca il 10, che farò anch'esso. Raga, ma voglio dire che devo affrontare tutti gli altri, mo. Round 1. Madonna, bellissimo. Cioè, non me l'aspettavo a dire. No, beh, giusto. Ah. Come hanno fatto festa a me, ormai ti faccio festa anche a te. Oh, che bello. Bella, bella. Ah, vittoria, ho ottenuto i punteggi. Che gli dei anziani vi proteggano. Più o meno. I dei anziani non possono aiutarmi. Le loro anime sono mie. Kitana, Nightwolf, Kung Lao. Dio del fulmine, è a causa tua che ci troviamo qui. Ci hai condannati per sempre. Beh, tecnicamente ha ragione. Non mi sorprende che poi gli giravano un po' tutti. Kung Lao, è vero, Kung Lao non l'ho visto versione Reverant, devo vedere.
Però la cosa bella, se voi notate, queste sono tutte skin, eh? Cioè, in teoria queste sono tutte aspetti estetici che si sbloccano nel gioco, eh. Ecco che io ho detto che il 9 aveva di tutto. Cioè, ogni personaggio aveva sì due o tre costumi, cioè, ma stiamo scherzando. Per questo io dicevo, mamma mia, che spettacolo. E poi mi fate il 9, mi fate il 10 con 3-4 skin per personaggio, neanche per personaggio, ma... I più importanti ne avevano sì o no, mi sembra... 6, 5... Gli altri ha un 2 o un 3 giusto in amicizia, mamma mia che tristezza. Bella. Oh, andata benissimo, aia. No, è andata male. Vabbè, non fa niente. Bella. Tieni. Oh. E il prossimo? Round one. Fight. Wow, bellissimo, tiene pure la cosa piegata della testa e del cappello, bellissimo. No, comunque è una figata. No, ho deciso, porterò anche il 10, perché così vedete l'evoluzione del Revenant esteticamente parlando, di come sono stati modificati. Di cui, attenzione che nel 10 molti modelli di personaggi sono stati riproposti della versione del 9. Questa cosa è un po' geniale apposta. Infatti vedete che la skin di Kung Lauri corrisponde alla skin proposta proprio nel gioco di Mortal Kombat Mobile. Quan-Chi, sii maledetto. La vittoria di Shao Kahn è imminente. Presto raggiungerà il regno della terra. No, gli dei anziani non lo permetteranno. Gli dei anziani non hanno artigli. Il tuo mondo sta per scomparire e non alzeranno un dito. Devono. Shao Kahn potrà fondere i regni solo attraverso il Mortal Kombat, altrimenti incorrerà nella punizione degli dèi. Altrimenti incorrerà nella punizione degli dèi. Deve vincere. Sarai tu ad essere punito, Rai. Grazie, Quan Chi. Adesso so come deve andare. Cioè, avete capito? Fa tutto sto casino e... Io ritorno a mani vuote dal regno occulto, vedo. Liu Kang! Liu Kang, adesso so cosa dobbiamo fare. Dobbiamo lasciare che Shao Kahn fonde i regni. Ma è una follia. Gli dei anziani lo vietano se non vincendo il Mortal Kombat. Quindi la furia degli dei anziani si abbatterà su di lui. Sconfiggere Shao Kahn prima della fusione sarebbe inutile. Tornerebbe portando con sé l'Armageddon. L'ho visto. Basta, Raiden. È qui. No, fai come ti dico. Abbi fede negli dei anziani. Abbi fede in me. Liu Kang, non ti lascerò sfidare Shao Kahn. Allora, il mio nemico sei tu. Vi ricordate sta scena? Nell'11 ci sta proprio la citazione del combattimento. Ecco perché poi è importante il flashback, il famoso flashback, lo ricordate, di Mortal Kombat 11. Quindi è tutto collegato, che ci sono i viaggi nel tempo già dal 9. Dal 10 invece si deve, è il continuo del 9, giustamente il 10. E poi il 10 giustamente viene... Continua la storia dell'11, continua la storia del 10. Per ricominciare da capo, praticamente. Questo è per fare una trilogia di Mortal Kombat. Praticamente abbiamo la Old Trilogy, che sarebbe Mortal Kombat 1, 2, 3, 9, 10 e 11, una Next New Trilogy. E poi non ci dimentichiamo... E poi non ci dimentichiamo... Oh, ancora è vivo! Io pensavo che era morto! Raga, dovrebbe essere morto! Era morto! Vabbè, dicevo, sconfitto. Poi abbiamo sicuramente una Next Trilogy che se ne parlerà dal 12 in poi a sto punto. Penso, Posso aver detto pure una sciocchezza, però io la sto vedendo in questo modo così adesso. Vediamo se riesco a sconfiggere. Aia! Oh, madonna, fai male.
Liu Kang, fai male. Vabbè, lui ha sempre fatto male. No, dai. Vabbè, comunque ho fatto male anch'io, eh. Aia. Quindi, in pratica, mi trovo con la questione. Perché poi l'Armageddon, nella modalità arcade, anche nel gioco, di praticamente fa vedere Liu Kang morto. Morto. E il caro Raiden, cattivo, con gli occhi rossi, con l'amuleto di Shinnok. Quindi è tutto collegato alla fine. Quindi quello che stiamo facendo è soltanto il collegamento di trama, dove stessa Cronica poi dice: ah, scatereremo la nuova era con l'Armageddon. Cioè, proprio per dire, noi dobbiamo arrivare a sto Armageddon, di cui Blaze effettivamente diventa poi un titano, un titanide. Avete capito? Ora si spiegherebbe tante un po' di cose, insomma. E infatti Raiden riaffronta Shinnok versione cattivo, malvagio. Oddio, questo si spiegherebbe tante altre cose. Infatti tiene l'amuleto di Shinnok. Tante cose vengono svelate. Liu Kang, non interferire. Liu Kang, fermo. Liu Kang, Raiden, no! Basta con questa follia. Se devi morire, morirai. Per gli dei. Bravo, Raiden, bravo. No, questo non doveva succedere. Cosa hai fatto? Oddio! Liu Kang, perdonami. Tu già hai uccisi tutti. Forza, tocca a noi. Dovrebbe essere pure l'ultimo capitolo in teoria questo, non sbaglio. Finalmente sei resa viva. I cittadini del Regno della Terra soffrono. È inutile opporsi ormai. Hai lottato contro di me per tanti anni, negandomi ciò che mi spettava. Più o meno. Hai visto l'armatura? Il loro patetico Mortal Kombat non può più fermarmi. Uguale, stessa scena proprio della storia, proprio tornando indietro al tempo. Dove sto? Non sono altro che verde sterminato. Come Shokan è sempre stato il cattivo numero uno alla fine, diciamocelo. Sì, ovvero per la vecchia trilogia e anche per la nuova attuale. Cioè, fino all'11 è diventato il cattivo anche lui. Principale. Sì, tu hai vinto. Soprattutto con Aftermath. Come succede ciò che Raiden aveva capito.
viene punito Shokan. Stai fondendo i regni senza vincere il Mortal Kombat. Hai la nostra condanna. Lo sforzo onemico di divinità gli efficienti. Oggi diventerò il Dio Anziano. Ah, il Dio Anziano, cioè quello del tipo, ah, io sarò nettamente superiore di tutti gli altri. Infatti a boss fight finale del 3, guardate caso, è di nuovo Shokan. Quindi in pratica noi abbiamo fatto tutta una sottospecie di arcade. E l'ultimo boss da affrontare è proprio, madonna raga, giusto, devo abituarmi a riaffrontarlo. Perché mi ho scordato che, anche se in teoria sarebbe più facile con Raiden. Madonna, con Raiden dovrebbe essere in teoria più facile. Più o meno. No, ho fallito grandissimo, alla grande. Ma dai! No, vabbè, raga. Ho fallito malissimo proprio, eh. Aia. Ma ho massacrato tantissimo. Raga, siamo alla fine comunque. Fight! E dai, è stata una bella giocata, però se la devo perdere così in continuazione no, eh. Oh, e basta. Questo spiegherebbe tante cose con... No, no, volevo schivarlo. Volevo schivarlo. Oh, non riesco più a schivarlo. Questo sarà un bel boss fight, però il boss fight non riesco a farglielo fare. Cioè, non riesco a farlo bene. Ah, pure la lancia tenevo, madonna, tutto. Ciao, Madonna, questo è stata una martellata brutta. Credo che faremo la prossima volta il combattimento contro Shokan. Perché vedete quanta vita tiene sto disgraziato. È fortissimo Shokan, a prescindere chi usi. Aia, ma dai. Aia, ho perso. L'ho persa malissimo, pure con la X-Ray. Aia, persa male. Vabbè raga, si giocherà per la prossima volta, raga. Qui del 38, al prossimo video e faremo il finale finalmente di Mortal Kombat. Qui del 38, passo e chiudo.